Boom ragazzi, benvenuti a un nuovo What the Fask, il format dove leggo le vostre domande che mi fate su Ask. Meraviglioso, eccezionale, fate sera. Prima di iniziare col video vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanellina così per rimanere aggiornati su tutti i video che usciranno. Allora ragazzi, non c'è nelle puntate precedenti, non ha senso, lo stavo per dire, ma... What the fuck? Partiamo così a bomba con le domande. Bomba Mauri, questa domanda è lunga. Lo chiedo senza malizia alcuna e senza riferirmi necessariamente a te. Pensi che ci sia qualche motivo psicologico che spinge molti a voler diventare così grossi in palestra? Oltre al piacere del bel fisico, chiedo per curiosità e un po' per deviazione professionale. Ciao, cuoricino. Non lo so, allora, io credo che chi comincia il percorso della palestra lo faccia innanzitutto per passione. Poi penso sia un po' il come ci si vede, è il proprio modo di vivere. Anche un grosso non va giudicato dall'aspetto. Come si dice che il panchettone non va giudicato dall'aspetto, o il truzzo, o il rapper, o il cazzo che è. È un modo di sentirsi se stessi, è un modo di approcciarsi alla realtà. Se una persona vuole essere grosso, che sia grosso. Se una persona vuole vestirsi in un certo modo, che si vesta in un certo modo. Ognuno è ciò che si sente di essere. Quindi chi fa di tutto, si allena per diventare grosso, è perché sente che quello è il suo modo di sentirsi a suo agio, semplicemente. Io la penso così. Lavori solo per la Merck o anche per la Dinit, che non c'entra un cazzo. Allora, la Merck è uno studio di doppiaggio, la Dinit è una distribuzione. Non sono la stessa cosa. La Merck è uno studio di doppiaggio. La Dinit acquisisce un cartone animato, un prodotto, quello che è, e decide a quale studio darlo. Quindi piramidalmente la Dinit sta sopra, perché è un cliente. Quindi il cliente sta nella fascia di Dinit, Yamato, Mediaset, Rai, no? Sono in questa fascia qui. A loro volta, acquisito un prodotto, decidono a quale studio assegnarlo. Cioè non che lo decidono, lo studio fa il preventivo per accaparrarsi il prodotto. Quindi non è che lavoro per Dinit, come io non come quando ho doppiato Ezreal, non ho lavorato per Riot, cioè sì, per la Riot, ma l'ho lavorato in uno studio di doppiaggio al quale la Riot si era appoggiata. Funziona così. Ciao Mauri, ritieni che la tua esperienza di Cotto e Frullato ti abbia cambiato sia psicologicamente che mentalmente? Beh, ritengo che sia stata una bellissima esperienza, tanto che ci ha portato a creare tante cose, ci ha portato a girare l'Italia e ci ha portato a fare un film. Più che cambiato, direi evoluto. Ha ampliato il mio modo di vedere le cose, di approcciarmi a determinate cose e anche di voler realizzare cose diverse, se la vogliamo mettere in questo modo. Allora, ciao Maurizio, tu che hai interpretato Archer in Fate Stay Night Unlimited Blade Works, dimmi cosa ne pensi del personaggio e se ti è piaciuto doppiarlo. Infine, recita con voce eroica la seguente frase: I am the bone of my sword, unknown to death nor known to life. Unlimited Blade Works. Sì, Archer mi è piaciuto tantissimo da doppiare. La serie l'ho vista tutta, anche mentre doppiavo Archer mi ha appassionato come personaggio per il suo modo di pensare e per il suo modo di essere comunque tutto d'un pezzo. Poi era fighissimo e insomma, mi è piaciuto molto. Ciao Mauri, sei grande. Beh, ho 32 anni. Quasi. Volevo chiederti se, quando hai deciso di fare il doppiatore, c'è stato qualcuno a cui non stava bene questa tua scelta. Se sì, gli hai detto dai dato troppo peso? PS, sei identico al mio maestro di teatro. Salutamelo e digli che è un bell'uomo. Non saprei dirti, perché a casa mia ho sempre trovato tutto l'appoggio che cercavo. Mia madre e mio padre hanno saputo sin da quando io ero piccolo che da grande avrei voluto fare cose diverse rispetto alle cose comuni. Poi io vengo da una famiglia molto semplice. Mio padre è operaio, ha lavorato in fabbrica 40 anni, mia madre è casalinga. Quindi non ci sono mai state tutte queste grandi aspettative. Tu devi essere medico come me, tu devi essere questo, tu devi essere quello. Io penso che i miei genitori hanno sempre solo voluto che io fossi felice, e se la mia felicità era questo percorso, loro mi hanno sempre appoggiato in questo e non finirò mai di ringraziarvi per questa cosa. Sir Maruzzo, le consiglio di vedere Be The Beginning su Netflix, un gran bell'anime. Volevo esprimere il mio desiderio di vederle come doppiatore di Escanor. Ah, Escanor è un personaggio di Seven Deadly Sins, le calzerebbe a pennello come ruolo, grazie del suo tempo, what the fuck. Grazie mille a te, prenderò in considerazione il tuo consiglio e chissà per Escanor, ma non penso proprio. What the fuck? Appurato che sei la voce negli episodi precedenti di Italia Abbandonata e quel narrante della quinta stella dei Mates. Quanto ti hanno pagato i Mates per fare il video con loro? Non ti chiedo quanto ti ha pagato Human Safari, perché mi ricordo che è stato fatto a gratis. Eh? Ho fatto la voce narrante dei Mates, ma negli episodi precedenti di Italia Abbandonata io non ho idea di che cosa cazzo sia. Tra l'altro chi comincia con appurato, come lo desse per scontato, no? No. Maurizio, è vero che la canzone di Eye of the Tiger, che dà la carica di ogni buon palestrato, in realtà è un chiaro riferimento a Ushio e Tora? Sì.
palesemente. La tua voce a volte sembra la stessa voce di Beppe Fiorello. Me lo hanno detto in tanti in realtà. Ciao Mauri, volevo chiedere se la voce doppiata deve essere simile all'originale o adattarsi al personaggio. Allora, si cerca sempre il più possibile, quando un direttore fa la distribuzione delle voci, di farla somigliare a quella originale. Ma è anche vero che in molti casi non funzionerebbe. La voce giapponese di Dio Brando, delle Bizzarre Avventure di Jojo, è molto nasale. Se la si trasportasse in italiano, parlerebbe come Pippo, se uno dovesse usare il suo stesso tono vocale, timbro vocale. Perché? Perché siamo etnie diverse e abbiamo voci diverse. Quindi la cosa più importante è riuscire ad incollarsi con la voce all'aspetto del personaggio. Conosci My Hero Academia? Se sì, ti piacerebbe doppiare un personaggio? Se sì, quale? Ciao. Conosco My Hero Academia? Non so chi mi piacerebbe doppiare, sinceramente. Mauri, lo sai questa? Un uomo va dal medico e questo gli dà una purga. No, aspetta, questa fa proprio cacare. Andiamo avanti. Ciao Maurizio! Può un ragazzo con la voce nasale imparare a parlare... Abbiamo parlato prima di voce nasale. Imparare a parlare con una voce chiara e profonda? O una via di scampo? Hai qualche consiglio? Allora, la voce è uno strumento, ok? È uno strumento a corde, come la chitarra, come il violino, come l'arpa. Va imparato a suonare. Bisogna esercitarsi, bisogna studiare. Ragazzi, studiare è alla base di ogni cosa. Vuoi fare questo? Studia per farlo. Non lo so, nel senso, tu hai un tipo di voce magari nasale, puoi imparare a utilizzarla in modo diaframmale, a cambiare i toni di voce, ma questo sta a te, sta allo studio. E non vuol dire studiare a casa, ma vuol dire da andare da qualcuno che può aiutarti, un foniatra per esempio. Sei al corrente che ti basta dire solo ciao per bagnare mezza popolazione femminile? Questo perché quando parlo sputo. No, non è vero. Penso. Ma perché secondo te nella saga di Harry Potter il doppiatore italiano di Voldemort ha una voce normale ma poi gli parte un ictus ogni volta che lancia una... Perché lo fa anche in originale. Anche in originale l'attore che interpreta Voldemort c'ha questi sbarellamenti. Ah, questo fa una domanda interessante. Ultimamente sto comprando, quando possibile, solo film in Blu-ray. C'è la possibilità che Cotto e Frullato Z arrivi anche su questo supporto? Dovrò accontentarmi del DVD? Un abbraccio, Blagon. Caro Blagon, all'interno del DVD del film di Cotto e Frullato trovi il codice per la versione digitale in HD. Quindi è come avere il Blu-ray. Ciao Mauri, volevo dirti che è stato divertentissimo quando a febbraio sei venuto nella nostra scuola a Caravaggio. Ci hai fatto morire dalle risate. Comunque volevo farti una domanda. Hai mai doppiato o ti sarebbe piaciuto doppiare un personaggio nelle Bizzarre Avventure di Jojo? Quale? Sì, mi piacerebbe tantissimo doppiare Dio Brando, se mai un giorno verrà doppiato, insomma. Ciao Mauri, domanda un bel po' frivola. Per caso anche a te, che della tua voce ne hai fatto una carriera, capita di mandare messaggi vocali per poi riascoltarli e pensare ma questo sono davvero io? Giusto per non farci sentire o meno soli. X. No. Vi spiego una cosa. La vostra voce... Madonna, non parlo oggi. La vostra voce registrata, quella che sentite provenire da apparecchi audiofonici, è quella vostra vera. La vostra vera voce non è quella che sentite voi, ma è quella che sentono tutti gli altri, ovvero quella registrata. Io, come hai detto tu, lavorando con la mia voce e avendola praticamente in cuffia tutti i giorni da ormai 10 anni, io non la sento più la differenza. Nel senso che per me la mia voce di quando parlo, la voce con cui penso e la voce registrata che sento, per me è uguale. Sono la stessa identica voce, non ho questa differenza. Cioè, scusa, quella che senti dentro la testa è uguale? Sì, non ce l'ho più io questo gap. Prima di fare questo lavoro, prima di avere in cuffia la mia voce tutti i giorni per ore, io la sentivo. Se rivedevo un video, se sentivo una registrazione, mi mettevo a ridere e dicevo, figlio, questa è la mia voce. E non ce l'ho io più questa cosa. Mi è sparita. Forse non me ne sono neanche accorto, ma è andata via. Questa è interessante, questa è interessante. E voglio rispondere a questa cosa. Ti sei reso conto di quanto culo hai? Hai detto in un video che da piccolo hai sempre sognato di fare il doppiatore. E ovviamente ora ti ritrovi con una voce della Madonna. Questo è un discorso interessante, perché è un discorso che feci con un mio amico, ok? E lui mi disse, ma tu hai deciso da 7 anni che volevi fare il doppiatore? Fatto sì, ma che ne sapevi che ti sarebbe venuta questa voce? E lì ho sviluppato un pensiero, ho detto guarda che secondo me se la tua testa si proietta in un futuro, si proietta in un qualcosa, il tuo subconscio ti aiuta. Io credo veramente che noi siamo aiutati dal nostro subconscio. Non lo so, è come se tu avessi un'attitudine naturale per qualcosa, hai del talento assolutamente che sviluppi studiandolo, coltivi, lo porti avanti. Il tuo subconscio nel corso di questi anni ti supporta, ti aiuta. E è come, non lo so, è come se la tua stessa testa ti aiutasse involontariamente. È un po' un discorso astruso, ma secondo me è così. È fortuna? Boh, chi lo sa? Fatto sta che è vero.
Questa domanda è bellissima. Mi puoi far spiegare che cos'è Prozis da Paolo? Ah, voglio dire una cosa a tutti i figli di Pu che scrivono e mi dicono: ah, te le scrivi da solo le domande di Prozis. Non è vero, perché non ne ho veramente il tempo di fare una cazzata del genere. Quindi molta gente dirà: ah, l'ha scritto qualcuno, mi puoi far spiegare che cos'è Prozis da Paolo? No, c'è scritto qui e me l'hanno scritto perché io non ho il tempo di fare queste stronzate. Quindi mi puoi far spiegare che cos'è Prozis da Paolo? Vai! Allora, Prozis è il tuo sponsor che vende integrazione alimentare, ma non solo, anche prodotti di abbigliamento e altre cose molto buone, saporite e gradevoli. E c'è questo codice sconto MERLUS10 per avere il 10% di sconto. Perché mai non approfittarne, eh? Va bene, io direi di chiudere con quest'ultima domanda che trovo veramente molto interessante. Ma si arrestano un pittore, lo mettono in manette? Ragazzi, grazie per aver visto questo video. Se vi è piaciuto, condividete, iscrivetevi al canale, fatelo vedere ai vostri cugini, parenti, compare, nepoti, zii, cammelli, pesce gatti e pesci rossi. Seguitemi su tutti i miei social, soprattutto in questo caso su Aska, dove potete farmi le domande al quale risponderò in video. E noi ci vediamo al prossimo vlog, dove non so cosa dirò, ma lo farò.